persona, 24 ore su 24, il mio cellulare è sempre acceso. Massimiliano Pignoli, tra i più votati nelle ultime elezioni amministrative di Pescara, passa all'Unione di Centro. Come mai questa scelta? L'avete detto voi anche negli ultimi 5 anni, perché io come mai venivo trattato in questo modo al centro-sinistra e come mai il sottoscritto non prendeva ancora provvedimenti? Li ho presi, ho abbandonato ovviamente il centro-sinistra, mai più con questo PD, con queste persone del PD, perché il Partito Democratico infine ha anche dei valori che io condivido, ma le persone che lo compongono a Pescara ovviamente non meritano il mio rispetto per come sono stato trattato in questi 5 anni. Ha detto bene lei, il più votato, uno è più, il terzo più votato al Comune di Pescara, messo all'angoletto per 5 anni, non è stato mai ascoltato, venivo chiamato soltanto ed esclusivamente quando mancavano i numeri per essere votati, e la risposta di oggi penso che sia un buon viatico. Sala stracolma, strapiena, per un piccolo incontro, per una piccola presentazione. Immaginate voi quando verrà accesa o quando io mi candiderò alle prossime elezioni quale potrebbe essere il risultato. Questo progetto lo portiamo avanti insieme, noi Pescara Domani rimaniamo lista civica, di area di ispirazione laica, socialista, cristiana, cattolica, tutta la parte che ci sta all'interno. Ho lasciato il centro-sinistra, ma l'ho lasciato già da ottobre, però per appartenenza, per disciplina e anche per una questione di etica, sono rimasto seduto in quel tavolo, nel banco del centro-sinistra, perché abbiamo fatto una campagnetta per essere onesti con gli elettori. Però la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella ieri di non votare, di non portare alla votazione il regolamento dei Deor. E quindi questa è la riprova che questa parte della sinistra è ancorata ai vecchi schemi di una sinistra becera, di una sinistra quella legata agli anni 90, quella che vedeva il nemico soltanto perché non era dello suo stesso partito. Allora io sono per quelle persone invece che difendono. Faccio politica per passione, non è che faccio politica perché il mio lavoro è la politica, il mio lavoro è altro. Allora mi sono detto, io devo rappresentare i cittadini e nel rappresentare i cittadini devo governare, per governare non posso stare con una sinistra che perde le elezioni ogni volta che si presenta agli appuntamenti. Di Giuseppe Antonio, l'UDC punta forte alle amministrative di Pescara, oggi annunciate l'ingresso nel partito di 2 consiglieri comunali di lungo corso, Massimiliano Pignoli e Riccardo Padovano. Pescara è una città importante, no? È il capoluogo non solo demografico ma anche commerciale di tutto l'Abruzzo, è una città che va rilanciata, ma soprattutto, come hanno sottolineato nei loro interventi, affrontare i problemi concreti di questa città, che parte dal lavoro, la polizia, la sicurezza e altre questioni che hanno illustrato in modo così chiaro e così efficace, e di questo io sono grato a loro, ma sono grato a tutti coloro che faranno questa lista. Ovviamente dovremmo immaginare un percorso che ci porti a scegliere un candidato sindaco in grado di dare a questa città la svolta definitiva e farla tornare ad essere una città che aggreghi e non disgreghi.